Ok, siamo online. Evviva. Come sempre procedo con il link e poi partiamo. Nel frattempo che le prime persone si connettono. In Allora, questo eccoci qua. momento mi sta mordendo il gatto, se mi fa piacere. Sto Va bene. cercando di mantenere una posizione composta. Per Ok, farti allora. Ecco vedere, per fare il cuglionaccio. qua. Link Ce l'ho, pronto. ce Vedo l'ho. che ci sono le prime persone che si connettono. Come si fa? Quindi, aspettiamo ancora qualcuno e Sì. partiamo. Così intanto io condivido qua sul mio profilo, sulla mia pagina e poi ho finito di condividere. Tac, Perfetto. via. Ancora uno. Dammi l'ok, così partiamo. Vai pure, no problem. Ok, allora, salve a tutti, benvenuti a questa nuova diretta. L'ultimo sondaggio è stato abbastanza combattuto, abbiamo visto, insomma, tra le guerre di Costantino e il conflitto che ha portato alla fine della Persia Sassanide e, inaspettatamente, io non me lo aspettavo, Giovanni Unyadi o Janos Unyadi è arrivato vicino vicino a strappare la diretta a tutti quanti gli altri suoi competitor. E meno male che non ha vinto. Esatto, perché lì sarebbe stato, vabbè, saremmo finiti in mezzo alle guerre balcaniche contro gli ottomani, fondamentalmente. E invece affrontiamo un tema che a me è sempre interessato tantissimo perché è assolutamente incomprensibile. In quanto, come andremo a vedere fra poco, fondamentalmente quello che andremo a vedere è il crollo di uno stato millenario, che va giù come un castello di carte nell'arco di 20 anni, anche se il grosso del suo collasso avviene in circa una decina Qua, d'anni, quindi sì, tra 5. 600, esatto, diciamo che contando le prime scaramucce nel 633. Il vero collasso parte nel 636 con Al-Qadisiyah, come andremo a vedere, e poi finisce con Nahant, che è una battaglia che si svolge fondamentalmente nei primi anni 40 del VII secolo. E da quel momento è la fine. Più o meno, da un certo punto di vista, se vogliamo trovare un parallelo, il parallelo più simile è il crollo della Persia Achemenide sotto i colpi di Alessandro Magno. In quanto a velocità, e in più, da un certo punto di vista, da un certo punto di vista è speculare nelle dinamiche, nel senso che avvengono una serie di battaglie dove eserciti giganteschi, creati dai Sassanidi, vengono sbaragliati da eserciti molto più piccoli, e poi cercheremo di capire anche queste dimensioni, quali sono. E via via questi eserciti si spingono andando sempre più a est, superando sempre più barriere difensive, sempre più fortezze, sempre più città, fino a prendere le varie capitali. E via via, una volta che cadono una dietro l'altra le capitali dell'impero, la sua resistenza diminuisce sempre di più, visti persi i centri di potere, i centri di tassazione, anche i centri religiosi e militari, fino al collasso generalizzato. Quello che cercheremo di capire oggi è le ragioni che hanno portato a questo collasso e ovviamente toccheremo alcuni di questi avvenimenti principali, contando che non abbiamo tantissima documentazione, anche qui un po' come le guerre contro i Romani d'Oriente, quelli che abbiamo visto un pochettino in parte nelle precedenti dirette, sia quella dello Yarmouk sia quello dell'Egitto, sono spesso riferite da fonti arabe. Quindi sono scritte dai vincitori e come sempre noi sappiamo, quando sono scritte dai vincitori sono belle infiocchettate. In più gli arabi trattarono quella prima fase eroica di conquista in maniera quasi poetico-eroica, cavalleresca, quindi Mitologica. infarcita anche di elementi che poi sono diventati mitologici e non storiografici. Quindi cercheremo un attimino anche di scindere leggermente tra quello che è un po' di propaganda dei conquistatori e quello che probabilmente è avvenuto.
Ma per partire con questa trattazione dobbiamo comprendere bene qual è il background dove si svolgono tutte quante queste vicende, ovvero la situazione della Persia poco dopo la guerra ventennale che l'aveva diciamo vista contrapporsi a Costantinopoli. E qui passo la palla a Emanuele. Io allora, brevemente, perché già ne abbiamo accennato nell'ultima diretta che abbiamo fatto sempre su questo tema, la Persia ad un certo punto si trova invischiata in una delle tantissime guerre contro l'impero, probabilmente nessuno dei due pensava che sarebbe stata l'ultima, ma così è stato, guerra che dura appunto una ventina d'anni e che fin dall'inizio volge subito a favore dei persiani con il loro sovrano, lo Shah Khosroe II, che diventerà poi anche il loro sovrano più famoso perché è quello che porta l'impero al massimo della sua espansione, quindi con la conquista dell'Egitto, del Levante, della Siria, di parte dell'Arabia, dello Yemen, insomma i territori si espandono molto rapidamente. Khosroe arriva ad assediare Costantinopoli e oltre a mantenere un controllo stabile su tutte le province conquistate, perde tra virgolette i punti perché Eraclio, il nuovo Basileus, si tenta una manovra di un attacco in profondità che è stato praticamente un azzardo, non era minimamente calcolato e è stato anche un pochino una sorta di colpo di coda, perché mentre la capitale veniva assediata dai nemici, lui raduna un esercito, fa un bel giro largo, arriva, si fa supportare dai turchi che in quel momento abitano nell'attuale Kazakistan, scende, fa man bassa di tutte le città persiane che sono in quel momento in difese, conquista Ctesifonte, la saccheggia, distrugge il Tempio del Fuoco di Zoroastro, questo è un bel colpetto al morale dei persiani, si crea insomma tutta una serie di situazioni che obbligano i persiani a tornare sui loro passi e a dare battaglia a Ninive, l'antica capitale degli Assiri, dove poi verranno sconfitti. Questa sconfitta è un pochino la fine della guerra effettiva, a questa dobbiamo aggiungere in ogni caso che la guerra durava appunto da una ventina d'anni, che c'era stata anche ben più di un'epidemia di peste e di un'epidemia di vaiolo, quindi la popolazione ormai era abbastanza stremata da tutte e due le parti. Khosroe, nonostante tutto, in quel momento ricorda un pochino i giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, perché lui vuole procedere fino alla vittoria totale, finale, quindi non vuole stipulare una pace o una tregua con l'impero, continua i combattimenti per quello che può, e questo alla fine fa irritare l'aristocrazia persiana, che appunto non ne può più della guerra, e in sostanza si ritrova coinvolto in un colpo di stato a suo danno che porta al trono suo figlio, che è Kavad, passato alla storia come Kavad il secondo. Kavad, anche qui entriamo un pochino nel fantasy, nella mitologia, in ciò che è alquanto improbabile. Comunque la prima cosa che fa Kavad apparentemente è impazzire, perché se da un lato negozia una pace che tutto sommato è buona con l'impero romano, dove in sostanza gli restituisce tutti i territori che aveva occupato il padre, ma riesce perfino a mantenere qualche fortezza al confine con l'Asia Minore e l'Armenia, viene costretto a dare una serie di tributi particolarmente gravosi, più anche cioè, sia in oro che cavalli, seta, insomma tutto quello che è, e in sostanza riduce l'impero persiano a tributario dello Stato romano. Nonostante questo, appunto, che è comunque una premessa per dare un pochino di calma sul fronte interno, a quanto pare Kavad impazzisce e ordina l'arresto e la successiva uccisione del padre, senza un motivo apparente, visto che comunque ormai l'aveva già scavalcato, e poi anche l'uccisione di tutti i suoi fratelli, che erano ben 18, perché i persiani, un pochino come altre dinastie orientali, non andavano per il sottile su certe questioni. E questa mossa, da un lato, viene vista un pochino appunto come una follia, e quindi si dice che dia il là a una serie di movimenti indipendentisti delle grandi aristocrazie, specialmente quelle più lontane dalla capitale, che cercano di ritagliarsi un loro dominio indipendente. In realtà le cose immagino non siano andate esattamente così, ma semplicemente si sia presa a pretesto questa questione di famiglia, perché l'uccisione dei fratelli non era, diciamo, una prassi, ma non era neanche una cosa così abominevole e estranea. Appunto si
sia preso questo avvenimento per far sì che ci sia appunto una scusa, un casus belli per giustificare da un lato i tentativi indipendentisti delle periferie e dall'altro lato i tentativi invece di ottenere il potere da parte di aristocratici e famiglie nobili che non vedevano di buon occhio i Sasanidi e che volevano sostituirsi a loro. Comunque la verità non la sapremo mai, perché Kavad decide dopo ben un anno di regno di morire, lasciandoci per sempre nel dubbio, muore di malattia, probabilmente di peste, e questo ovviamente dà il colpo di grazia a quello che poteva essere l'ultimo embrione di stabilità dell'impero persiano. In quel momento il trono viene passato al figlio, che è, me li sono segnati questi nomi, lo dicevo anche fuori onda perché sono abbastanza complicati, che è Ardashir III, che è un bambino di 9 anni, che ovviamente viene gestito dai signori di palazzo e dai parenti. Questa cosa non piace appunto ai grandi aristocratici e alle grandi famiglie che vogliono imporre i propri candidati, quindi il piccolo bambino viene messo da parte rapidamente dal generale Sharbaraz, che raduna un esercito, marcia su Ctesifonte, la conquista, scalza le rede, si proclama Shah e dichiara decaduta la dinastia dei Sassanidi. Questa cosa, tutto questo succede tra il 600, fine del 628 e il 630, quindi abbiamo già 3 sovrani in un anno, meno di un anno, perché poi Sharbaraz vede il suo favore finire altrettanto rapidamente come è arrivato, perché le altre famiglie che invece non erano favorevoli a lui pongono un loro candidato, quindi Sharbaraz viene ucciso rapidamente, viene nominato come nuovo Shah Cosroe III, che anche lui dura veramente pochissimi mesi, dopodiché gli aristocratici vanno a pescare dal cappello una dei pochissimi esponenti della famiglia dei Sassanidi ancora in vita, che è la regina Borandukht, per gli amici Boran, e anche per la storiografia occidentale Boran. Boran, che tra l'altro, poverina, è una delle poche che in quel contesto cerca davvero di fare qualcosa, perché è segnalato che innanzitutto cerca di mantenere un rapporto buono con Costantinopoli, mandando delle ambascerie e cercando di intrattenere del buon vicinato. Poi capisce che le tasse molto molto elevate che ci sono in quel momento per pagare le spese di guerra e i tributi ai romani non sono particolarmente buone, e quindi cerca un pochino di abbassare le tasse specialmente alla popolazione, e poi tenta la ricostruzione di qualche città saccheggiata dalla guerra e anche di, come dire, riabilitare un pochino la memoria del padre, che era finito in disgrazia, appunto ucciso dal figlio, e quindi cerca di riabilitarlo un pochino. Da notare che il figlio Kavad è sia suo marito che suo fratello, perché nei persiani funzionava ancora che ci si sposava tra fratelli come nell'antico Egitto. Boran purtroppo anche lei ha un astro nascente che dura veramente pochissimo, perché fazioni ostili alla sua politica la scalzano e pongono, dopo alcune incertezze, la sorella al suo posto, che è Azarmodokht, credo si pronunci così, salvo poi accorgersi che ma anche lei è particolarmente invisa ad alcune famiglie, quindi nuovo concilio su chi deve essere il nuovo Shah. Lei viene tolta di mezzo e uccisa, viene nominato sovrano prima Orsmida VI e poi Cosroe IV, che rispettivamente regnano pochissimi mesi a loro volta, vengono poi appunto tutti uccisi a loro volta. Alla fine si riprende Borandukht un'altra volta, salvo poi, e anche questa non è una volta buona, finire anche lei ammazzata, soffocata probabilmente con un cuscino da un servo, o comunque questo è quello che si ipotizza. Dopodiché, a questo punto, visto che qualche annetto è passato e la situazione sembra più instabile che mai, si pesca uno degli ultimi figli di Kavad, uno dei fratelli di Ardashir, che sarebbe Yazgarad,
terzo, che è un bambino, non sappiamo bene di quanti anni, ma sappiamo che è un bambino a sua volta, e che però a quanto pare mette d'accordo tutti. Questa volta la Persia si avvia verso un periodo di stabilità e di prosperità. Disgraziatamente, l'anno stesso che viene nominato Shah di Persia, gli arabi varcano il confine e iniziano i loro conflitti. E quindi di fatto il suo controllo sulla Persia non solo è nominale, perché è un bambino e perché è espressione della grande aristocrazia, quindi di fatto gli aristocratici l'hanno messo lì come figura tra virgolette di facciata, ma fanno totalmente quello che vogliono, ma anche perché appunto poi arrivano gli arabi e lui non ha né la capacità né nemmeno le finanze per fronteggiarli. Prima di dare la parola ad Alberto per parlare appunto di che cosa fanno effettivamente gli arabi, un'altra cosa che posso dire è che questa spinta dell'aristocrazia persiana a creare dei domini tra virgolette semi indipendenti poi influisce anche sull'esercito, perché in sostanza sono sempre di meno le truppe che sono fedeli allo Shah, ma sempre di più quelle che sono fedeli ai vari generali che si comportano come dei piccoli re, e questo ovviamente mina tantissimo sia il morale che la capacità di manovra dei persiani. Esatto, infatti. Allora, come hai detto bene tu, Yazdegerd terzo, a seconda della pronuncia, ha 9 anni nel momento in cui per la prima volta delle truppe arabe sbucano in quella che è ora l'attuale Kuwait, quindi la zona fondamentalmente dove ci sono le foce del Tigre e dell'Eufrate. Questa prima unità esplorativa non si capisce perché viene inviata, nel senso che nessuna fonte porta, mentre per esempio per l'invasione della Terra Santa, della Palestina, c'era una sorta di giustificazione, nel senso la famosa lettera che viene inviata dal califfo a Eraclio, e che Eraclio ovviamente dice ma chi sei, e quindi quello dovrebbe aver scatenato il casus belli, e in più c'era anche la questione che a detta dei primi musulmani anche Gerusalemme era la città dove Maometto era andato poco prima di fondamentalmente ascendere al cielo a sua volta, quindi tanto da diventare la terza città santa dell'Islam. Invece verso la Persia non c'è niente, non c'è nessuno, neanche uno straccio di giustificazione, tranne il fatto che probabilmente c'erano delle tribù arabe anche lì, che erano i Lakhmidi, e quindi quelle tribù che, come abbiamo spiegato nell'altra diretta, facevano il corrispettivo dei Ghassanidi. Mentre i Ghassanidi controllavano la frontiera romana ed erano generalmente cristiani, i Lakhmidi controllavano la frontiera persiana ed erano generalmente zoroastriani o comunque amici dei persiani. A quanto pare, nel clima di totale incertezza che vige in quel momento, dove probabilmente lo Stato centrale non riesce neanche a pagare queste tribù, perché ovviamente queste tribù non è che erano amiche semplicemente perché avevano un'affinità con i persiani o con i romani dall'altro lato, ma semplicemente perché lo Stato foraggiava i loro capi. A quanto pare, in questi anni di conflitti, di guerre civili, di incertezze e di ristrettezze economiche, non vengono pagati queste tribù arabe. E allora che cosa fanno? Chiamano i loro cugini dal sud e insieme iniziano a saccheggiare le città di confine della Persia. E cosa succede però? Il califfo, che all'epoca è ancora Abu Bakr, invia lì Khalid al-Walid. Khalid al-Walid è la persona simpaticissima che abbiamo conosciuto l'altra diretta, ovvero questo generale onnipresente in questi primi anni di battaglie, che sembra combattere da un lato all'altro del deserto che divide diciamo la Siria dalla Mesopotamia. Khalid al-Walid viene mandato con un'armata esplorativa. Le cifre variano da un minimo di 8.000 a un massimo di 18.000 uomini. E questo già è un primo dato che ci fa riflettere, perché fondamentalmente, come andremo a vedere fra poco, questo esercito sembra rimanere invariato nonostante tutte le battaglie che combatterà. Comunque, fatto sta che il 633 è il primo anno di incursioni, dove vengono fondamentalmente saggiato il confine meridionale della Persia. Per chiarezza dividerò la parte, diciamo, dell'espansione musulmana contro la Persia
in quattro, diciamo, macro periodi. Abbiamo il primissimo periodo che va dal 633 al 635, sono due anni, dove fondamentalmente si svolgono alcune battaglie di confine e dove fondamentalmente i persiani hanno quasi sempre, vanno sempre, quasi sempre a mal partito. Poi c'è una fase veramente pesante, un grosso giro di boa tra il 636 e il 637, dove cade la capitale, ovvero cade Ctesifonte stessa, e per poi stabilizzarsi una sorta di tregua che dura 1-2 anni tra il 638 e il 639, dove sembra che sia il califfo, il nuovo califfo che è Omar o Umar, sia i persiani firmino una sorta di tregua e stabiliscano un confine sui monti Zagros, probabilmente perché i musulmani non si sentivano pronti a superarli, anche se la propaganda dice che all'epoca il califfo pensava che i monti Zagros potessero essere un confine naturale per la Umma e quindi fosse contento e soddisfatto di avere fondamentalmente conquistato la Mesopotamia, il moderno Iraq, e fino alla Siria, e fosse soddisfatto così, per lui si poteva fermare. Dalle cronache musulmane pare che invece sia Yazdegerd, che ormai era cresciuto un pochettino di più, anche se aveva sì e no 15 anni, sia i suoi generali, probabilmente il partito della guerra, decidono di muovere e riunire degli eserciti per cercare di recuperare l'antica capitale. Questo stato di cose porta i musulmani a essere obbligati a invadere anche quello che è l'attuale Iran interno, quindi tutti quei territori al di là dello Zagros. E questa fase, diciamo, è quella del collasso definitivo del sistema che più o meno ricopre tra il 638 e il 644. Dopo quel momento, dopo una grande battaglia che andremo a vedere fra poco, fondamentalmente c'è un periodo di lunga agonia che dura circa 5-6 anni, dove fondamentalmente i musulmani avanzano come una sorta di fiume di lava e piano piano fanno cadere tutti gli ultimi capisaldi, però ormai lo stato di cose è già deciso, perché nel 644 cadono tutti i centri di potere principali della Persia sassanide. Quindi da quel momento non c'è più una resistenza organizzata, fondamentalmente i signori della guerra locali delle province più a oriente cercano di resistere come possono, ma vedendo lo Shah, il re dei re, che fugge sempre più a est, fino ad arrivare a Merv, che insomma sappiamo che ora è nel complesso delle repubbliche, dell'ex repubbliche turche sovietiche, quindi molto 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 a nord, molto molto lontano dal cuore della Persia, alla fine collasserà. Però, tornando all'inizio, queste prime fasi come si svolgono? Allora, voglio indicare un paio di elementi. In primo luogo, il 633 sembra essere un anno di vittorie incredibili e continue, che neanche quelle di Annibale durante gli anni tra il Ticino, Trebbia, Trasimeno e Canne, perché in un solo anno Khalid al-Walid, con un esercito che tutte le volte, in ogni battaglia, chi porta le cronache arabe afferma che aveva tra i 8 e i 18 mila uomini, quindi anche qui una gran sicurezza, uno scarto di 10.000 soldati, e fondamentalmente rimane quasi sempre invariato nonostante affronti. Ho fatto il calcolo, secondo le cronache dell'epoca, in quel solo anno lui affronta 6-7 battaglie. A questo punto, una è praticamente la prima, viene combattuta contro un generale che si chiamava Hormuz, che viene ucciso all'inizio della battaglia per un duello. Questo sarà una sorta di costante in molte di queste battaglie. Funzionano tutte così, praticamente. Questa battaglia viene chiamata la battaglia delle catene. Le cronache arabe dicono che perché la fanteria persiana si era legata con delle catene per non rompere i ranghi. Questa è chiaramente un'assurdità, non c'è nessun esercito che ha mai combattuto in una maniera del genere, nessun generale sano di mente avrebbe fatto qualcosa di simile. Più probabilmente, secondo molti storici, questo va a indicare una cosa, anche perché i cronachisti musulmani hanno parlato di una cosa del genere anche per i romani. E dato che anche per i romani sappiamo che nessun generale ha mai fatto una roba del genere, probabilmente quando parlano della fanteria incatenata,
e probabilmente indicano una formazione molto disciplinata, coesa, con muri di scudi, dato che comunque sia la fanteria pesante persiana sia la fanteria pesante romana combattevano con formazioni abbastanza disciplinate, molto di più delle orde dei guerrieri musulmani, che erano più della fanteria e della cavalleria leggera. Quindi questo modo di combattere così compatto con formazioni a ordine chiuso viene erroneamente definito dai più che altro poeti arabi, più che cronachisti, diciamo poeti, come se fossero incatenati. Comunque fatto sta che in questa prima battaglia il nocciolo della questione è che l'esercito si demoralizza dopo la morte del generale e quindi viene sconfitto e ricacciato indietro. Subito dopo pare che siamo, diciamo, nella zona, come vi ho detto, di quello che è l'attuale Kuwait, quindi siamo nella zona dove ci sono fondamentalmente la foce dei fiumi Tigre ed Eufrate, anzi principalmente l'Eufrate, che è il fiume più a meridione. Qui fondamentalmente i persiani sembra che mandino degli eserciti, anche se gli arabi parlano tutte le volte di eserciti di 20.000, di 30.000, di 40.000 uomini, come se la Persia avesse bacini infiniti di soldati da mandare a farsi massacrare. Più probabilmente sono state delle scaramucce, magari di una certa dimensione, dove spesso i comandanti venivano uccisi o comunque cadevano. Fatto sta che però, tra tutte quante queste di questi scontri, che ce ne sono almeno due che hanno un certo rilievo, sempre in quell'anno. Uno è praticamente uno scontro che avviene sempre nella Mesopotamia meridionale, dove fondamentalmente due eserciti persiani cercano di unirsi per affrontare gli arabi. Khalid comprende, grazie a delle spie, si dice, probabilmente molte delle tribù arabe, l'Achmidi, che vivevano in quella zona, facevano un po' il doppio gioco, avevano capito il vento dove stava tirando, e quindi davano informazioni ai loro cugini arabi. Lui riesce ad attaccare uno dei due eserciti prima che si uniscano e lo sconfigge in una cosa che, per come viene descritta, era più probabilmente una grande imboscata. E poi c'è un'altra battaglia interessante, perché è una battaglia combattuta vicino a Firaz, che è poco più a sud, diciamo, di Babilonia, di quello che rimaneva di Babilonia, dove un esercito persiano con degli alleati romani mandati da Eraclio stesso viene sconfitto. Anche qui non si sanno esattamente le dimensioni. Comunque viene chiamata la battaglia del ponte, dove fondamentalmente gli arabi riescono comunque a sconfiggere questo esercito, nonostante però le perdite siano state tali per le quali si fermano. Infatti, dal 683, dopo tutta questa super attività che viene identificata in quest'anno, c'è un blocco dei combattimenti, anzi, pare che nel 634 un esercito persiano riesca anche a sconfiggere una forza araba. E probabilmente tutto questo è dovuto al fatto che in quel momento si stava anche svolgendo la campagna in Palestina, e soprattutto si sapeva di notizie dell'esercito romano che stava venendo ammassato ad Antiochia, da Eraclio. Infatti, fino al 636 c'è un vero e proprio silenzio di tutte le fonti nella zona della Persia mesopotamica. Questo perché probabilmente la minaccia maggiore in quel momento era mossa dai romani. Il cambio di marcia avviene dopo il 636, cioè dopo la battaglia dello Yarmouk. In quel momento pare che con il collasso delle difese romane, Eraclio fugge, abbandona persino Antiochia, al di là dei monti del Tauro. In quel momento possono essere mandati i veterani di tutta la campagna della Siria a rinforzare le truppe arabe e musulmane che stanno spingendo e puntano direttamente a questo punto la capitale, Ctesifonte. A questo punto la corte di Yazdegerd riesce a radunare un grande esercito. Le cronache musulmane parlano di 70.000 uomini, 70.000 persiani più 40 elefanti da guerra indiani, corazzati. Contro di loro i musulmani dicono di aver messo un esercito che varia dai 36.000 uomini circa, comprese però
truppe veterane che erano arrivate proprio da, dopo la battaglia dello Yarmouk. E questo scontro è interessante perché, come viene raccontato, è molto simile allo Yarmouk, nel senso è una battaglia che dura tra i 3 e i 4 giorni, con scontri dove i primi 2 giorni sono i persiani a attaccare e arrivano vicini a disfare l'esercito musulmano, fino a che al terzo giorno un gruppo di guerrieri musulmani riesce a aprirsi un varco in mezzo alla cavalleria persiana e ucciderne il generale, che fino a quel momento si era comportato molto bene, Rostam. E in quel momento, quando muore il generale, l'esercito persiano si scoraggia e viene fondamentalmente disfatto e distrutto. Anche qui viene sconfitto, ma non in maniera tale da essere, anche qui, mentre le cronache arabe dicono che tutto l'esercito era stato annientato, in verità quello che noi sappiamo è che i persiani sono capaci di rimettere in campo un esercito entro breve tempo di dimensioni considerevoli, quindi probabilmente buona parte di quell'esercito, una volta perso il generale, si ritira in buon ordine e perde la retroguardia, e quindi lì sì, la sconfitta con un certo numero di perdite, ma ad esempio le cronache arabe riferiscono che persero a Al-Qadissiyah almeno 10.000 guerrieri. Quindi vuol dire che non è stata proprio una battaglia dove loro hanno vinto in maniera così schiacciante. Ovviamente avevano spezzato la resistenza principale nella via verso Ctesifonte. E infatti cosa succede fondamentalmente? Che la strada è aperta, davanti a Ctesifonte ci sono città con un nome antico, perché c'è Babilonia, c'è Seleucia, fondata dagli antichi Seleucidi, anche se probabilmente i persiani la chiamavano in un'altra maniera, e Ctesifonte era molto particolare perché c'era Ctesifonte, che era la città vera e propria, dove c'erano i monumenti, compreso il famoso arco di Cosroe, costruito ai tempi di Giustiniano, poi c'era la zona dei palazzi reali, è una sorta di grande città fortificata che controllava tutti i guadi dei fiumi. E lì l'esercito persiano si schiera per portare avanti una resistenza che dura un certo lasso di tempo, perché l'assedio perdura fino al 637, quindi comunque dura diversi mesi, dove alla fine succede che gli arabi riescono a sconfiggere i persiani perché dopo aver tentato più di una volta di rompere le linee dei persiani, fingono una ritirata. I persiani, stupidamente, abbandonano le loro difese per inseguirli e mandarli in rotta. Ovviamente gli arabi, da buoni predatori e guerrieri del deserto, hanno nascosto delle truppe tra le dune circostanti, e quando la fanteria persiana ormai è abbastanza lontana dalle sue linee difensive, si fermano davanti a loro con la loro fanteria e la cavalleria li attacca sui fianchi e li fa pezzi. A questo punto Yazdegerd, o perlomeno la sua corte, crolla la volontà difensiva, decidono di prendere armi, bagagli e burattini e abbandonare la capitale, e fondamentalmente gli arabi contrattano con gli ufficiali che sono rimasti a Ctesifonte una loro entrata più o meno pacifica nella città. Questa in ogni caso non avviene nella maniera, diciamo, così pacifica come era stata identificata, perché i saccheggi e le distruzioni che vengono portati avanti dopo la presa di Ctesifonte porteranno al crollo, comunque alla decadenza totale di una delle città che era, dopo Costantinopoli, la più importante, la più florida di tutto il mondo, dell'epoca. Un aspetto interessante è che quando conquistano Ctesifonte, le cronache dicono che il saccheggio fu così ampio fondamentalmente ogni guerriero musulmano venne premiato con 12.000 dirham, e in più oltre 40.000 tra nobili e cittadini vennero venduti come schiavi. Quindi un sacco che portò un'immensa ricchezza nelle casse del califfato e che permise il finanziamento e il proseguo della guerra, perché ricordiamo sempre il fatto che i musulmani chiedevano
ai quelli che erano considerati i popoli del libro e vennero inclusi anche gli zoroastriani, solo la jizya, cioè una tassa, che però era molto bassa. Quindi fondamentalmente le campagne venivano spesso foraggiate quando riuscivano a conquistare un centro di potere dove magari i persiani, in questo caso, si erano dimenticati o non avevano avuto il tempo di portarsi dietro il tesoro reale, e quindi tutto questo veniva fondamentalmente preso e diviso tra i guerrieri. E quindi e questa cosa stimolava, grazie alle storie che passavano di uomo in uomo, ulteriori guerrieri dall'Arabia a unirsi alle schiere e a rinfoltire gli eserciti per future conquiste. Ad ultimo, prima di ripassare la palla a Emanuele, anzi no, ci interrompiamo un attimo qui nella narrazione, perché prima di passare agli Zagros vorrei chiedere un parere a Emanuele su... abbiamo visto la caduta di Ctesifonte. La caduta di Ctesifonte è un gigantesco dramma per comunque il mondo antico, perché comunque di grandi capitali dopo, diciamo, la fine dei grandi regni ellenistici erano fondamentalmente due. Le due grandi città, le due grandi capitali dopo la caduta dell'Occidente e dopo la caduta dei regni ellenistici erano Costantinopoli e Ctesifonte. Cosa, diciamo, quali sono la perdita, il danno della caduta di queste grandi città? Mi viene da pensare anche alla caduta di Costantinopoli del 1204, o anche quella che sarà poi la caduta paradossalmente di Baghdad in mano mongola nel XIII secolo. Ma oltre alla perdita puramente fisica di opere d'arte e qualunque altro oggetto possiamo soltanto ormai immaginare, no? Mi viene in mente anche quel detto che si dice che di tutta la produzione letteraria, artistica e fisica che è stata fatta del mondo antico, noi ne si è arrivata a meno dell'1%, no? E questo ti dà anche benissimo l'idea di che cosa sia successo lì a Ctesifonte. La presa di Ctesifonte cambia gli equilibri geopolitici e anche quelli demografici, perché poi appunto la capitale non viene più ricostruita, di fatto viene rasa al suolo, col tempo, ma si parla di secoli, viene fondata una città sulla riva opposta del fiume, la città che poi sarà Baghdad. Infatti le rovine di Ctesifonte parzialmente c'è ancora qualcosina, seppur molto molto poco e molto male conservato, e però appunto quella che era stata fino allora una delle aree sicuramente più popolose e più importanti dal punto di vista proprio del potere e della presenza umana, cambia il suo assetto. Gli stessi arabi ci metteranno appunto oltre del tempo per rinvigorirsi nella zona, loro appunto hanno anche due obiettivi di espansione che sono differenti, cioè quella diventa per un periodo un'area di transizione che va dal passaggio appunto da quelli che sono i monti Zagros, che poi vengono poi superati fino all'Asia Minore, all'Egitto e via discorrendo. Quindi è molto difficile calcolare tutta la quantità di opere che sono perdute e anche ipotizzare come sarebbe cambiata la storia del luogo, anche semplicemente banalmente pensando agli arabi che negoziano per un'entrata pacifica di Ctesifonte nel loro dominio e che la fanno diventare la loro capitale da subito, ecco. E c'è da dire che la città, un pochino appunto come Costantinopoli che hai detto tu, aveva già subito diversi saccheggi, problemi dalla guerra e lo spopolamento già a partire dall'epoca della peste di Giustiniano, quindi era quasi da un secolo almeno che la sua popolazione era terribilmente in declino, come la popolazione di tutte le grandi città. Questo è un periodo di deurbanizzazione, cioè la gente muore e non viene riciclata sufficientemente velocemente e la parte della popolazione sopravvissuta migra verso le campagne, verso le aree dove c'è meno pressione, dove la vita è un pochino più facile, banalmente dove, parlare di aree tranquille in Persia è un pochino difficile perché non ce n'era mezza. Però insomma, se parliamo dei Balcani, per esempio, la popolazione, quelli che possono migrano verso sud, quelli che non possono
escono dalle grandi città e si mettono nelle campagne e contrattano la loro sopravvivenza con i nuovi dominatori che vengono da nord. E la situazione in Persia non era totalmente dissimile. Certo, infatti. Ok, allora diciamo che dopo la caduta di Ctesifonte, tra il 638 e il 639, visto che l'hai citato bene tu, scoppiano due cose, si verificano due cose in tutta quell'area. Una, revival di pestilenze generalizzate, che parte dalla Siria e quindi e oltretutto questa serie di pestilenze uccide molti dei generali della prima ora musulmani. Molti di questi muoiono durante queste pestilenze tra Antiochia, Damasco e Gerusalemme. E ovviamente questa cosa colpisce anche la Persia, la zona della Mesopotamia, certo, che non ha comunque grandi città. E in più c'è anche una grande carestia. Non si capisce se la carestia sia anche dovuta alla carenza di popolazione dovuta alla pestilenza. Comunque probabilmente i due fatti sono collegati. Complice questo fatto... il califfo Omar sancisce una sorta di tregua, non si capisce se c'è un vero e proprio trattato, comunque c'è un abboccamento diplomatico tra la corte di Yazdegerd e il califfo, e il califfo pare che abbia detto più di una volta che per lui i monti Zagros, che ormai dividevano l'Iraq dall'Iran interno e quindi dal cuore del dominio sassanide, potessero essere per lui i confini della Umma, cioè la comunità dei credenti. D'altronde, se ci pensiamo, entro il 637 lui era passato da essere un governatore dell'Arabia, che sì, aveva i suoi centri carovanieri, però niente di che, erano centri carovanieri, a avere in brevissimo tempo da gestire l'acquisizione di territori immensi con città antichissime come quelle della Palestina, come quella della Siria e come tutta la Mesopotamia, che erano i cuori economici importanti. In più c'era anche il confine con l'Egitto, che ancora non era stato violato, perché l'invasione partirà proprio nel 638-639. Quindi c'era una fase di stabilità, di assestamento. Sembra che il califfo volesse riorganizzare quei territori, anche perché un aspetto che è da considerare: era pieno di eroi di guerra musulmani, molti dei quali però erano non musulmani della prima ora. Spesso, come ad esempio Khalid al-Walid, che infatti entro in questi anni cade in disgrazia dopo che ha compiuto le grandi imprese guerresche, comunque viene messo da parte e morirà, se non mi sbaglio, in questi anni, scompare dalle nostre cronache. Sì. E lui non era un musulmano, lui veniva non era uno dei musulmani fedeli di Maometto fin da subito, anzi lui veniva dalla tribù dei Quraysh, che erano quelli che erano andati contro Maometto, e si era convertito quando ormai il giro di boa e il vento, diciamo, era andato nettamente dopo la battaglia di Badr, era andata nelle mani dei seguaci di Maometto. E molti di questi avevano cercato con lo zelo militare di ricrearsi una verginità non politica ma religiosa, diciamo così. Però in ogni caso nella corte del califfo erano temuti che molti di questi generali non musulmani della prima ora potessero diventare troppo potenti. Quindi c'era anche necessità probabilmente di sistemare a livello politico tutto ciò. Fatto sta che però, mentre Costantinopoli userà quel lasso di tempo per rafforzare le sue frontiere anatoliche, non farà granché per l'Egitto, come abbiamo avuto modo di vedere nella diretta sulla caduta dell'Egitto, però le frontiere anatoliche le prepara bene. Invece qua pare che c'è un conflitto, o perlomeno una divisione tra la corte di Yazdegerd, che da un lato sembra accondiscendere a questa tregua, probabilmente ne avevano bisogno, e invece l'azione di alcuni generali persiani, come ad esempio Hormuzan. Hormuzan era un satrapo molto potente che aveva perso buona parte dei suoi territori, quelli da cui lui tirava le sue reddite, perché era un signore feudale, nella parte della Mesopotamia più vicina all'Zagros. Era stata l'ultima regione a cadere, a essere occupata dai musulmani. E fondamentalmente insieme a un altro suo alleato, che era invece nella corte di Yazdegerd, Firuzan,
Hanno cercato di unire degli eserciti e ricacciare indietro i musulmani. Questo stato di cose, le cronache arabe dicono che all'inizio i musulmani cercarono di ignorare questo in virtù della pace, che era l'unica cosa che loro volevano. Fatto sta che comunque nel 639 delle truppe musulmane superano gli Zagros e affrontano le forze di Hormuzan e le sconfiggono, e quindi creano una prima testa di ponte al di là degli Zagros. Però sì, anche qui si fermano dopo aver preso la città di Susa, anche questa una degli antichissimi e pluricentenari centri di potere dell'antico impero persiano, parliamo dell'impero persiano dell'epoca di Alessandro Magno, che però è ancora una città florida. D'altronde nella regione intorno a Susa erano anche presenti le tombe dei re della Persia fin dall'epoca antichissima, quindi era un centro politico, religioso, sacrale, cruciale. Quindi fondamentalmente questa perdita porta Yazdegerd e la sua corte a radunare l'ultimo grande esercito regolare, possiamo dire così, dell'esercito persiano. Un'immensa armata, si parla anche qui di 60, 70, 80 mila uomini, le cronache musulmane ovviamente parlano di 150 mila, giusto per... Il resto andare. Mancia. Esatto, anche se più probabilmente effettivamente i persiani radunarono 50, forse 60 mila uomini, per un'ultima resistenza. A simboleggiare il fatto che avevano ormai compreso almeno in parte le tattiche e diciamo la pericolosità di questo nemico che aveva sottratto un terzo del loro regno, ma il terzo più popoloso, più ricco, che era la Mesopotamia, e loro si schierano davanti a una grande fortezza, la fortezza di Nahavand, e dove, scusate, c'è un deficiente che sta manettando molto vicino. Aspettate, chiudo la finestra perché sennò questo lo sentiamo tutto il tempo. Ok, perfetto. E cosa succede? A Nahavand, che era una grande fortezza, loro schierano tutto il loro esercito e lo schierano dietro una linea di difese alle quali obbligano i persiani, obbligano gli arabi ad attaccarli. Perché? Perché gli arabi arrivano lì con un esercito che è come sempre la metà di quello persiano, si parla di all'incirca 30.000 uomini, ma sono molto lontani dalle loro basi di rifornimento. Quindi fondamentalmente il tempo gioca dalla parte dei persiani, che invece, avendo una grande fortezza, la fortezza di Nahavand, collegata alle grandi strade dei re che la portavano verso le capitali o comunque i centri di potere rimasti della Persia, potevano continuamente avere rifornimenti e truppe. E anche qui lo scontro è un mix tra una battaglia e un mezzo assedio. In alcuni momenti, da come viene descritta, pare quasi una guerra di trincea, dove i persiani stanno dietro delle fortificazioni anticavalleria, che hanno triboli, hanno dei pali di legno un pochettino come quelli piazzati dagli arcieri inglesi ad Azincourt per bloccare la cavalleria leggera araba, dietro la quale gli arcieri persiani, che erano molto più abili di quelli musulmani, rintuzzano tutti gli attacchi degli arabi. E questo avviene per diversi giorni. E via via, tutte le volte che gli arabi vengono ricacciati indietro con perdite, il morale dei persiani aumenta. Il problema è che cosa succede? Che vicini alla sconfitta c'è un consiglio di guerra e uno dei generali musulmani propone di nuovo la loro stessa strategia solita. Consiglia di mandare tutta la cavalleria fondamentalmente dietro una collina vicino al campo di battaglia, attaccare con la fanteria a fondo le forze persiane e poi dimostrare una sorta di sbandamento generalizzato, quindi una sorta di rotta e fuga, simulare una fuga della fanteria per farsi inseguire dalla fanteria persiana e quindi in modo tale che questa abbandoni le sue difese e le fortificazioni. Così avviene,
fondamentalmente, e l'intero esercito persiano, compreso anche di cavalleria, pensando di aver ormai rotto l'esercito e il morale degli arabi, li insegue, si allontana dalla fortezza, si allontana dalle fortificazioni, e quando sono ben a distanza e non possono più ritornare indietro, l'intera cavalleria dell'esercito arabo, all'incirca 6-7 mila uomini, li attacca alle spalle, e li manda completamente in rotta, distrugge l'esercito. A quanto pare la sconfitta è globale, perché buona parte dell'esercito, in stile sembra quasi la battaglia di Cannae, come viene descritta, viene spazzato via. Oltretutto il peggio è anche che cadono tantissimi nobili persiani, che erano, diciamo, soprattutto tutti sopravvissuti del partito della guerra di Yazdegerd, e probabilmente anche i signori feudali più potenti, perché questo esercito, va anche ricordato, viene radunato con le truppe che vengono chiamate da tutte le province orientali della Persia, perché quelle occidentali sono state perdute. Quindi la caduta di tutti questi nobili crea un ulteriore vuoto di potere, che da quel momento creerà una slavina, con Yazdegerd che dovrà fuggire sempre più velocemente e sempre più lontano verso i confini del suo regno, fino a che nel 651 si troverà a Merv con un gruppo di fondamentalmente mercenari turchi della regione Gutuk, e verrà raggiunto da un ennesimo esercito arabo che è arrivato fin laggiù, viene sconfitto e ucciso. Non si capisce se muore in battaglia o viene assassinato, un pochettino come accade con Dario III inseguito da Alessandro Magno, storia avvenuta quasi un millennio prima, diciamo. E con questo si conclude la vicenda storica della Persia sassanide, perlomeno come resistenza organizzata, e inizia invece una fase che durerà qualche altro decennio di tentativi di recupero, di riscossa fatta da stati, o perlomeno da province limitrofe ai loro confini. E qui passo la palla a Emanuele di nuovo. Allora, sulla fine dell'ultimo Shah aggiungo giusto un paio di cose. Lui comincia appunto a scappare prima dalla Persia occidentale, va verso sud e poi sempre verso est. Tutte le volte la sua idea è quella di riorganizzare un nuovo esercito per combattere, ma delle volte è talmente messo male, poverino, che le città dove arriva gli chiudono le porte e gli dicono vattene immediatamente, forse perché hanno capito che porta un po' sfiga, non è, nel senso che non è proprio il momento ideale per schierarsi dalla sua parte, forse perché ci sono appunto antichi rancori anche a livello tribale all'interno della Persia e tutto quanto, quindi lui di fatto appunto alla fine si trova nell'estremo nord della Persia, appunto a Merv, dove non si capisce bene come muore. Le leggende dicono che, anche qui, leggende che sicuramente qualcuno di voi ha già sentito in un altro contesto, che si fosse recato in un mulino, non si sa fare che cosa, e il proprietario del mulino non abbia riconosciuto che lui fosse lo Shah, e quindi pensando fosse un ladro l'avesse ucciso, una cosa del genere. E un'altra fatto che sta nell'aneddotica, si dice appunto che quando lui fosse arrivato a Merv avesse una corte di 4.000 uomini, ma solo appunto di cortigiani, ma nessun soldato. Anche queste ovviamente sono delle poetiche che vengono raccontate decine, anche centinaia di anni dopo, e che hanno una caratteristica folcloristica, che vogliono insomma rendere l'idea di quanto fosse messo male questo povero Shah di Persia. Prima appunto però di morire a Merv, il nostro buon Shah aveva cercato di ottenere supporto un'ultima volta, non solo internamente ma anche dagli stati limitrofi. Aveva mandato ambascerie un pochino agli angoli del mondo, in India, aveva provato a mandarla a Costantinopoli e anche in Cina. La Cina era uno stato conosciuto, i persiani erano una popolazione stimata all'interno della Cina, ci sono anche delle produzioni artistiche persiane che sono state comprate dai cinesi, e anche delle produzioni cinesi che raffigurano i persiani, quindi uomini a cavallo di cammelli, se mi passate il termine, con le loro sete, i loro commerci e tutto quanto, quindi i rapporti c'erano. Erano rapporti tutto sommato cordiali, perché in quel momento la Cina arrivava più o meno dove arriva adesso, cioè alle steppe dell'Asia centrale,
centrale, e sia la Cina che la Persia avevano dei problemi con i turchi e le altre popolazioni turco-mongoliche delle steppe dell'Asia centrale. Quindi, in un certo senso, non dico fossero alleati naturali, ma comunque avevano dei rapporti cordiali. Fatto sta che, appunto, la dinastia Tang risponde positivamente alla richiesta di soccorso dei persiani, riconosce la dinastia Sassanide come la legittima dinastia che deve regnare in Persia, scredita i musulmani, ma un po' come è successo molto di recente e tra l'altro nella stessa area geografica in questi giorni, nonostante venga riconosciuta, la Cina non muove un dito per aiutarle, gli dice va bene, noi vi riconosciamo, poi arrangiatevi, riprendetevi la vostra terra come volete. L'unica cosa che non si capisce anche qui bene, ma pare che il benestare della Cina abbia aiutato i persiani ad organizzare un ridotto nell'Afghanistan orientale, e questo ridotto che è durato pochissimi anni, e in questo ridotto i sovrani di Persia e i loro cortigiani sono stati di fatto inseriti nell'impero cinese, e a Yazagar è stato concesso il titolo di generale cinese e anche di re di Persia. Persia intesa appunto come però quel ridotto che era parte che ormai i cinesi consideravano di loro pertinenza, che volevano usare probabilmente come cuscinetto per gli arabi. Questo ridotto dura pochissimo, dopodiché i persiani non hanno più un territorio dove organizzare la resistenza. Quindi cosa fanno? Quelli che sono rimasti fuggono in Cina. In particolare, dopo la morte di Yazagar, il nuovo pretendente è suo figlio Peroz, che si autoincorona Peroz III, o secondo alcuni secondo, va alla corte dei Tang di Cina, viene accolto molto bene, con tutti gli onori, lui e i suoi parenti vengono ospitati a spese dei Tang e rimangono lì per decenni come ospiti dei Tang e formano di quello che di fatto è un governo in esilio. Peroz in particolare spinge perché la Cina si muova e gli dia un esercito per combattere i musulmani, ma i cinesi appunto in quel momento non ne vogliono sapere, quindi si limitano a mantenerli. Sappiamo però che Peroz di fatto sia diventato un generale Tang e abbia anche combattuto probabilmente in Asia centrale contro i turchi o contro altre popolazioni come potrebbero essere i tibetani. Sappiamo questo perché lui morirà relativamente giovane, a 43 anni, che era una media molto bassa anche per un sovrano dell'epoca. E insomma, gli aneddoti ci dicono che quando era morto, l'imperatore Tang si sia molto costernato perché erano appunto amici, che gli volesse costruire un mausoleo, ma lui avesse detto esplicitamente di costruirgli una tomba molto molto modesta, e così è stato fatto. Però in questa tomba, praticamente nella cerimonia funebre, l'imperatore cinese ha organizzato una parata con un cavallo che è stato fatto passare attorno alla tomba 43 volte, una volta per ogni battaglia vinta da Peroz. E anche qui, vabbè, mettiamogliene nel mucchio queste battaglie e via. E poi, una volta che anche l'imperatore cinese, di cui ovviamente non ricordo il nome, insomma, una volta morto, nella sua tomba o vicino ad essa sono state fatte costruire delle statue di persone molto vicine a lui, e una o due pare che fossero una di Peroz e una o di un parente di Peroz o di un'altra figura persiana a lui sconosciuta. La dinastia dei Sasan però non si estingue con Peroz. Dopo di lui abbiamo Narses o Narsete all'italiana, nome tra l'altro che conosciamo anche per le cronache di Costantinopoli. Narsete è un altro generale alla corte dei Tang, ormai quella è la professione che fanno i Sassanidi. Lui è interessante perché ad un certo punto il nuovo imperatore Tang dice sì, è giunto il momento di combattere i musulmani, quindi Narses si prende particolarmente bene, gli viene dato un esercito e viene mandato in Asia centrale. Qui combatte i turchi, conquista una parte di territorio a nome della Cina e fa un pochino da puntello con i tibetani. Non si capisce
capisce bene come, comunque fa in modo che i tibetani non siano più un problema. Dopodiché l'imperatore cinese cambia idea e dice: no, guarda, abbiamo già fatto molto di più di quello che mi aspettavo di fare, quindi il tuo compito adesso è difendere questa nuova provincia. Quindi lui di fatto non ha più a disposizione gli uomini per riconquistare l'Iran e quindi non si muove. Probabilmente organizza qualcosa di veramente veramente blando, delle scorrerie eccetera, ma che non hanno nessunissimo seguito, e lui poi passa tutta la sua vita a fare il generale per i Tang, e anche i suoi parenti e i suoi figli faranno lo stesso. Le ultime informazioni che abbiamo è che qualche decennio successivamente ancora la politica della Cina cambia, perché c'è una rivolta particolarmente pesante che prosciuga le casse dello Stato, e quindi viene deciso dalla burocrazia di tagliare tutte le spese inutili, e una di queste spese inutili è il mantenimento dei dignitari stranieri, e quindi i discendenti dei Sassanidi si trovano, diciamo, un pochino nomadi tra virgolette, insomma, vengono comunque considerati delle persone rispettabili, ma non vengono più pagati per stare a corte, probabilmente vengono anche espulsi, o comunque gli viene chiesto di trovarsi un altro posto dove andare a vivere. Sappiamo che ci fu un ultimo pretendente al trono incoronato, anche lui se non sbaglio Yazdegerd, e qui siamo già più grosso modo dovrebbe essere più o meno un secolo dopo la morte dell'ultimo Yazdegerd, che se ne va dalla Cina lì anche per far capire che ormai la situazione non era più delle migliori, e si allea con i Gokturk, con i turchi delle steppe dell'Asia centrale, diventa uno dei loro generali, e con un esercito raccattato di turchi lancia una scorreria all'interno dei confini dell'Iran, ma le armate che arrivano degli arabi, che in realtà ormai non sono già più gli arabi ma sono le dinastie musulmane della Persia, insomma si fanno vedere con particolare forza, e quindi questi decidono che è il caso di non tentarne altre, e quindi lì finisce proprio l'ultimo tentativo organizzato da parte dei Sassani di riconquistare la Persia. Dopodiché di fatto la dinastia si perde. Non mi risulta che ci siano altre persone con una discendenza diretta che abbiano rivendicato il trono degli Shah, anche se specialmente nei secoli più recenti c'è sempre qualcuno che ha rivendicato una presunta più o meno parentela, ascendenza prima con gli Achmanidi, poi con i Sassanidi, con i Parti, qualcuno direttamente da Maometto se l'era rivendicata e via, e che tra l'altro penso anche che sia un peccato o qualcosa del genere dire di essere un discendente diretto di Maometto, ma fa niente. E sappiamo però, giusto per fare un puntello finale, che ci furono almeno due dinastie cadette dei Sassanidi, cioè dinastie che avevano sangue sassanide ma che non avevano il cognome dei Sassanidi, perché o erano dinastie di bastardi o dinastie a cui era stato imposto di non usare il nome dei Sassanidi, che crearono due, anche qui dei ridotti, insomma, dei piccoli regni nel Tabaristan, quindi nella parte meridionale del Mar Caspio, di fede sempre zoroastriana, e che abbiano mantenuto un controllo per più o grosso modo un centinaio d'anni, e poi chi è venuto a patti e si è convertito all'Islam, chi invece è fondamentalmente stato spazzato via. Sui Sassanidi mi è venuto in mente adesso, torno indietro al volo, alcuni ipotizzano che Peroz si fosse convertito al cristianesimo e avesse abbandonato lo zoroastrismo, e che abbia per questo patrocinato la costruzione di una chiesa in Cina, anche se di questo non abbiamo evidenze archeologiche e neanche delle fonti, quindi sono, diciamo, delle ipotesi un pochino campate in aria. Bene, ad ultimo, per chiudere questa vicenda, vorrei cercare di approfondire un pochettino anche quello che avviene culturalmente all'interno della Persia zoroastriana. Abbiamo già detto che il sistema crolla, perlomeno crolla il sistema di governo, con uno Shah che era fondamentalmente espressione di Ahura Mazda, e quindi la divinità superiore con i suoi templi del fuoco. Però i musulmani
sono consapevoli, esattamente come accade in Siria, in Palestina e poi anche in Egitto, in tutte quelle aree lì, che loro sono fondamentalmente delle piccole colonie militari con un gruppo di guerrieri che ha vinto in battaglia le forze istituzionali dei grandi nemici ai confini, ma fondamentalmente non hanno i numeri per poter governare con la violenza o con la forza immense masse di popolazione che non professano la loro stessa religione. Quindi che cosa succede? Che in primo luogo gli arabi fanno una mossa tattica, ovvero includono dentro il novero dei popoli del libro non solo gli ebrei e i cristiani, che ancora lì ci stava, perché Maometto stesso aveva detto che fondamentalmente il cristianesimo e l'ebraismo erano le radici stesse dell'Islam e quindi erano popoli del libro e fondamentalmente con loro si poteva ragionare. Ma i persiani con Auramatta non c'entravano niente con Maometto, niente di niente. Quindi la scelta fu una scelta politica molto intelligente da un punto di vista delle amministrazioni arabe per cercare di gestire quell'immenso territorio con una popolazione fondamentalmente zoroastriana. E questo che cosa comportò? Comportò anche il fatto che, sempre per quel sistema cui abbiamo già avuto modo di parlare, ovvero che soprattutto nella prima ora i musulmani non si mischiavano con la popolazione locale, ma loro creavano dei ridotti, delle cittadelle militari, dove fondamentalmente stavano solo maschi musulmani. Fondamentalmente erano dei fortini, delle città fortezza con una moschea al centro, con la spianata dove pregare, i baraccamenti per i cavalli, per le armi e per gli uomini. Fine. E questi ridotti, nella prima fase di espansione, venivano fondati strategicamente, tipo Kufra, giù nella regione della bassa Mesopotamia, fu uno dei primi insediamenti che servivano poi a controllare quella che era l'antica Mesopotamia persiana. Oltretutto divenne anche uno dei centri religiosi importanti per la guerra civile che scoppiò poi nell'Islam quando ci fu la scissione tra sunniti e sciiti. D'altronde in quella zona venne combattuta la battaglia che ancora viene ricordata come la battaglia dove vennero uccisi tutti quanti gli eredi di Ali, cioè tutti coloro che poi portano alla questione della divisione tra sciiti e sunniti. Sunniti, sì. Quindi questa cosa qui cosa comportava? Il fatto che i musulmani, una volta conquistati quei territori e distrutta la resistenza organizzata, spesso non si vedevano, non avevano relazioni con la popolazione locale, tranne che per il pagamento della jizya, la tassa. Quindi questo comportò il fatto che la popolazione visse la transizione in una maniera abbastanza pacifica, soprattutto quella delle campagne. Quindi non ebbe nessuno, fondamentalmente pagare una tassa più bassa a un arabo era molto meglio che pagare invece una tassa molto più alta al signorotto locale, il satrapo persiano, sì, Karbala, esatto. E praticamente cosa stavo dicendo? Che questo sistema di tassazione agevolò grandemente la non resistenza della popolazione. Questo però portò anche un'altra questione, che la conversione delle grandi masse di tutta quest'area che viene conquistata non avvenne di punto in bianco, ma si sviluppò in secoli e secoli. Secondo diversi studiosi delle religioni, il grosso della popolazione in tutte quelle aree rimase zoroastriano fino al IX-X secolo, soprattutto della popolazione delle campagne. Ovvio che nelle città e tra l'aristocrazia le conversioni all'Islam furono più veloci, un pochettino come le conversioni al cristianesimo furono più veloci dell'impero romano nelle città, mentre nelle campagne rimasero pagani per più tempo, tanto che il termine pagano viene proprio dal pagus, abitante della campagna. E quindi accade più o meno la stessa identica cosa. E in più, un altro aspetto fondamentale, la cultura della Persia era immensamente superiore a quella araba.
al contrario di dei territori, diciamo, di persi da Costantinopoli, dall'impero romano, dove non cadde anche il centro principale, la capitale, ma caddero sì delle province ricche, ma province. Quindi sì, ci fu una commistione, una collaborazione e una lenta assimilazione di quelle popolazioni, ma fondamentalmente piano piano la cultura arabo-musulmana andò ad affermarsi nell'elite sempre di più. Invece con la caduta completa di tutto l'impero persiano, fu la cultura persiana che conquistò i conquistatori arabi in una versione, se possiamo dire, concedetemi il paragone metaforico, con la famosa frase del fatto che i romani conquistano la Grecia, ma la Grecia conquista i romani. Più o meno accade la stessa cosa. Sì, sì. I guerrieri arabi conquistano la Persia zoroastriana, ma la cultura persiana, anche se formalmente viene messo da parte lo zoroastrismo per la nuova religione, l'Islam, conquista e influenza pesantemente. Tanto che, come ha detto bene Emanuele prima, un centinaio di anni dopo, le forze degli ultimi eredi sassanidi affronteranno dei persiani musulmani, ma dei persiani, non più degli arabi. E quello fondamentalmente è il vero motivo per cui finisce completamente ogni possibilità di rivalsa dei sassanidi zoroastriani. Perché ormai la popolazione si identificava nei suoi leader, che erano leader persiani, per quanto professanti la fede di Maometto. Anche perché se dobbiamo aggiungere, la fede zoroastriana è sempre stata molto svantaggiata ed è ancora svantaggiata perché è una fede basata sul sangue. Uno è zoroastriano se nasce da entrambi i genitori zoroastriani. Non vengono accettati i convertiti e a sua volta, come dire, non c'è la possibilità di sconfessarsi per poi ritornare indietro e tutto quanto, insomma, è una religione molto molto chiusa, molto selettiva, che chiaramente non può competere con una religione che da un lato aveva dei vantaggi civili, perché convertirsi all'Islam significava ovviamente diventare un cittadino di serie A, e quindi chi magari aveva, diciamo, qualche conto in sospeso con qualcuno, se si convertiva e poi andava in tribunale, aveva un peso un pochino diverso che invece rimanere zoroastriano. E poi appunto dall'altra parte l'incapacità di essere una religione attrattiva, ma semplicemente perché non aveva nessun interesse ad esserlo, ha determinato un declino lento ma inesorabile. Infatti di zoroastriani anche adesso ce ne sono veramente pochissimi, anche se paradossalmente non ci sono mai state delle persecuzioni così vaste da giustificare una possibile sparizione, ecco. La zona dove paradossalmente sono rimasti più zoroastriani è un'area dell'India del nord, perché appunto molti profughi persiani sono fuggiti proprio nel periodo della conquista musulmana, e questo perché anche la religione induista ha delle caratteristiche assimilabili, che è molto rigida, è divisa in caste, anzi è ancora più rigida della religione persiana, ecco. Quindi da quel punto di vista non stupisce che ci sia ancora una popolazione relativamente elevata di zoroastriani in quella zona. Adesso non so quanti sono, forse saranno 40-50 mila, comunque pochi, sì, ecco, 50 in proporzione. Mila, sì. Le colonie zoroastriane in India. Esatto. Ok. Fantastico, bene, questo per inquadrare tutta la vicenda. Però vorrei chiudere con una riflessione, poi vedremo anche le vostre domande. Mm-hmm. Sì, già visto. Il perché, e questa farò prima la domanda a Emanuele, poi darò anche la mia idea. Il perché crolla la Persia zoroastriana e invece non crolla l'Impero Romano d'Oriente? Allora, se devo dirlo velocissimo, perché sennò prendiamo troppo tempo, banalmente perché non perdono la capitale. E quello è uno dei fattori principali. Poi anche perché l'impero perde delle province molto ricche, ma delle province molto turbolente.
che sono difficili da gestire e che hanno dei dissidi interni. L'Asia Minore è una provincia che bene o male è, non dico pacificata, ma che è generalmente coesa con Costantinopoli, e soprattutto Costantinopoli ha ancora una forza tale che se qualcuno non vuole essere coeso può andare rapidamente e farlo diventare coeso senza troppi problemi. E poi c'è anche la questione appunto che di fatto si organizza una sorta di crociata 1.0, perché l'impero trova, l'impero romano trova una dimensione di sopravvivenza nel fatto che loro sono la civiltà cristiana, cioè non una delle civiltà, loro sono proprio l'impero, è l'impero che domina tutto il mondo, fa niente se poi non è vero che lo dominiamo tutto, ma è solo una questione temporanea, e l'impero è anche l'insieme dei cittadini cristiani. Quindi fa niente se alcuni sono fuori dall'impero, ma comunque tutti, l'imperatore è il capo di tutti i cittadini cristiani. Quindi appunto c'è anche una sorta di diciamo resistenza etnico-religiosa, non so neanche come definirla, che crea una cementificazione di un'identità non nazionale, perché non possiamo parlare di nazioni, ma è di un qualcosa appunto di simile contro quelli che vengono da fuori, che sono diversi e che ci portano idee diverse dalle nostre. Con la Persia zoroastriana questo non succede, perché uno appunto la conversione all'Islam nelle classi aristocratiche avviene molto velocemente. La religione zoroastriana in qualche caso si pone come la religione in resistenza, in opposizione all'Islam. Ci sono stati un paio di casi, ma si tratta di casi sporadici. E poi perché l'Iran è sempre stata una zona di diverse confessioni etniche, di diverse organizzazioni, che come abbiamo già detto non vedevano bene nemmeno lo Shah prima, e quindi non hanno avuto nessun rimpianto nei suoi confronti. Viceversa appunto l'Asia Minore, almeno quando avviene l'invasione araba, è molto ellenizzata, ormai anche se etnicamente la gente di fatto non è greca, ormai è gente che parla tutta il greco e che ha costumi greci, che poi si identifica come greca, anche se appunto etnicamente non è greca. Ok, perfetto. Io sì, sono d'accordo con quello che hai detto. Aggiungo anche altre due questioni. Uno, sì? La capitale, Costantinopoli, come è stato detto bene da Stefano Di Maurizio, noto. È una capitale pensata per essere imprendibile se non hai una flotta. Mentre Ctesifonte, il problema dei persiani, ma anche dei parti, sia dei persiani dell'epoca di Alessandro, sia dei parti, sia dei persiani sassanidi, e che hanno questa benedetta capitale tra i fiumi che è indifendibile. Infatti la capitale Ctesifonte viene presa, come ho visto in un altro commento, viene presa più volte dai romani nella loro storia. Sì. Ci arriva Traiano, ci arriva Settimio Severo, che la saccheggia pesantemente, ci arriva Alessandro Severo, ci arriva vicino anche Giuliano. Nel senso, l'impero romano, buona parte delle volte che faceva un'offensiva seria con un imperatore con i controcoglioni, detto tra noi, arrivava tranquillamente a Ctesifonte, sbaragliava l'esercito persiano, la saccheggiava e poi se ne andava. Quindi non era una capitale imprendibile, era una capitale abbastanza tranquilla fino a che le truppe persiane riuscivano a tenere gli eserciti nemici lontani con i loro eserciti, ma non era capace di resistere anche quando gli eserciti di difesa erano lontani, cosa che invece per Costantinopoli era fattibilissimo. Come hai detto bene tu, nella guerra ventennale con la Persia, Eraclio può lasciare una guarnigione a difendere Costantinopoli con la flotta e andare tranquillamente a guerreggiare per sei mesi, sette mesi dalla parte opposta del mondo. Quindi è una cosa fattibile. Quindi è in questi due imperi, comunque accentrati, la capitale era tutto. Persa la capitale, perdevi un grandissimo potere di controllo sulle province. Quindi, persa la capitale all'inizio del conflitto, già l'impero era molto indebolito. Questo punto uno. Punto due, mentre l'impero romano era un impero centralizzato con dei funzionari, che ancora non c'era il problema che sarà poi quello che è definito impero bizantino della nobiltà anatolica,
era ancora un impero centralizzato burocratico, con un esercito più o meno stabile, il sistema dei temi non era ancora nato, ci vorranno un paio di secoli perché si sviluppi, e questa cosa, l'insieme tra capitale, sistema di tassazione, esercito regolare, permetteva, nonostante grosse sconfitte, di potersi riorganizzare, fino a che avevi il controllo del centro di potere. Invece la Persia, anche se era lo stato più evoluto dopo l'impero romano, era comunque uno stato feudale, con un grosso problema rispetto ai nobili, che erano sottomessi allo scià quando lo scià era più o meno della loro età o più anziano, con una certa reputazione militare e con una certa solidità. Invece quello che accade in Persia dopo la catastrofe di Ninive, dopo il 627, è il fatto di un'ecatombe di imperatori, di re dei re e di imperatrici, e soprattutto la salita al potere di un sovrano bambino. E quindi fondamentalmente forse anche tutte quelle sconfitte sono dovute al fatto che i nobili più forti andavano magari con un loro esercito raccolto nella loro satrapia a affrontare delle truppe arabe pensando che la loro cavalleria catafratta li avrebbe sconvolti alla prima carica. Quando questo non avveniva, collassavano, e insieme a loro collassava, spesso se morivano, come è accaduto diverse volte in battaglia, collassava anche tutto il sistema della satrapia, perché erano dei piccoli re quella satrapia, che quindi quando morivano e non avevano il successore, collassavano subito dopo. E questo insieme di fattori portò al collasso del sistema, che paradossalmente ha delle grosse similitudini con il collasso, anche qui ancora più veloce, che accade all'epoca di Alessandro Magno. Anche lì, fondamentalmente, la Persia perde 3 battaglie contro Alessandro Magno, nel Granico, a Isso e a Gaugamela. In 3 scontri la Persia collassa completamente, perde 3 battaglie e poi per il resto non è capace di offrire più una resistenza organizzata. Quando poi Alessandro arriva a prendere le capitali, Babilonia, Susa, Persepoli, è finita completamente. Quindi questi aspetti indicano un'intrinseca debolezza, per quanto florido, ricco, potente, capace di mettere in campo grandi eserciti, di minacciare il fianco orientale dell'impero romano, e questo è un altro dato di fatto, la Persia non riuscirà mai a conquistare una capitale romana. Roma mai, Costantinopoli la sedierà una sola volta, ma non riuscirà a prenderla. Al massimo conquistava Antiochia, era una città che spesso cadeva, però poi i romani la recuperavano subito dopo. Sì, già era molto molto grave quando cadeva Antiochia, insomma. Esatto, ma i romani presero la loro capitale più e più volte, quindi c'è un'intrinseca debolezza dei persiani, per la quale era più facile che potessero collassare definitivamente contro un nemico più giovane e più vigoroso di loro. E con questo direi che ho chiuso. Va bene, domande. Allora, vai, parti prima tu, visto che ho fatto tutto questo pippotto fino ad ora. Dove vado allora? I Sasanidi hanno usato gli elefanti dall'inizio da Rashid? Sì, abbiamo parzialmente risposto all'interno della diretta. Sì, i persiani usavano degli elefanti indiani, probabilmente importati, comprati direttamente dai signori dell'India, ma un pochino qua potremmo fare una diretta parte sull'uso degli elefanti. Comunque, ecco, non erano sconosciuti neanche i romani, ecco, anche i romani li usavano già in epoca repubblicana ed erano elefanti indiani. Gli elefanti africani, quelli che noi immaginiamo come elefanti di Annibale, in realtà erano elefanti molto più piccoli, elefanti che venivano montati quasi come dei cavalli. L'unico elefante indiano era quello di Annibale stesso, che era un po' più grande degli altri. Ma appunto le popolazioni del bacino del Mediterraneo, quando combattevano con gli elefanti, generalmente usavano elefanti indiani che acquistavano da qualche parte, insomma. E i romani smettono subito di usarli perché capiscono che è una spesa che non vale la resa, fondamentalmente. Esatto. Infatti quasi allora
ci sono pochissime battaglie dove gli elefanti sono stati l'elemento che ha portato alla vittoria e invece tantissime battaglie dove gli elefanti sono stati l'elemento che ha portato alla sconfitta. Sì. Nel senso che gli elefanti si imbizzarrirono, impazzivano, sconvolgevano la cavalleria, la fanteria e l'altro esercito ti spazzava via il tuo. Quindi belli, belli, impressionanti, belli. Ma no buono. Meglio cavalli. Allora, Federico ci ricorda che l'imperatore cinese era Gao Zhang, Dong, sì, corretto, sì. E il sistema di amministrazione dei persiani era basato sulle satrapie, sì, erano insomma dei governatori che di fatto agivano come sovrani più o meno indipendenti, che è una costante anche dell'impero romano nel Medioevo, quando la corte non ha abbastanza forza per far sì che sia diverso. C'è una considerazione di Gabriele interessante sul ruolo che ha avuto poi l'espansione musulmana nell'India, che dice appunto che l'invasione islamica è stata di una violenza mai vista, dato che la differenza demografica tra indiani e arabi era colossale. Ogni sultano doveva sterminare durante il suo regno una cifra pazzesca di indiani. Questo è fondamentalmente corretto. Alcuni dicono che addirittura la conquista del subcontinente indiano sia stato il più grande genocidio della storia dell'umanità. Si stimano 400-500 milioni di morti in 200 anni. Più o meno 200-300 anni, quindi una bella cifra. E qui volevo aggiungere giusto velocemente perché Alessandro Magno, che lui Poro lo massacra fondamentalmente, perde il suo cavallo, ma di fatto la sua vittoria è netta. Perché poi non prosegue in India? Sì, perché le truppe erano stanche di qua e di là, di su e di giù, ma di fatto la questione era che anche lui si era reso conto che non aveva i numeri per gestire l'India e quindi non poteva fare altro che tornare indietro e aspettare momenti migliori. Quindi sì, anche in questo caso l'invasione musulmana dell'India è stata molto diversa da quella del Levante e da quella della Persia. Sì, esatto. Oltretutto ricordiamo che quando arrivano a incontrare gli indiani, il politeismo indiano è visto col fuoco negli occhi, l'Islam, mentre sì. Lo zoroastrismo è comunque una religione che più o meno è con un dio unico, è anche se ha delle divinità. Però è una sorta di monoteismo, anche se ha tutta una serie di altre figure, come ad esempio Mitra, e tutta una serie di figure, però c'è una dualità. C'è Aura Mazda, c'è Ahriman, che sarebbe il demonio, il diavolo, il grande nemico, e c'è un concetto di bene, lotta tra il bene, che è Aura Mazda, il fuoco, la luce, e il male, che è Ahriman, che più o meno per i musulmani alla larga poteva essere la lotta tra Allah e Satan, cioè il demonio, esatto, che anche lì rubato abbondantemente da ebrei e cristiani. Quindi ancora c'era il concetto di vabbè, possiamo accettare un popolo del libro, certo venerano il fuoco, però alla fine. Invece quando arrivano in India trovano i templi dedicati a migliaia di divinità, e una delle cose, oltretutto, oltre al danno umano, quindi alla morte e all'uccisione di tantissime persone, c'è la distruzione di intere aree templari, sia nelle prime conquiste arabe, ma tutte le volte che i musulmani entrano da quello che ora è l'attuale Pakistan e sconfinano dentro l'India, quando arrivano in zone di templi famosi, li distruggono, perché fondamentalmente, a parte che i templi indiani sono bellissimi proprio perché hanno rappresentazioni di divinità in maniera molto importante, e questa cosa è vietata nell'Islam, perché non puoi rappresentare le immagini, men che meno delle divinità, e quindi i musulmani, oltre a quello, distruggono a livello artistico tutto quello che trovano. Una sorta di pace tra le due religioni viene raggiunta solo con i Mogul, perché i Mogul, per conquistare quasi tutto il subcontinente indiano, a un certo punto dovranno accettare il fatto che devono governare anche l'Hindu con la loro religione, quindi li fanno pagare anche a loro una sorta di jizya, e trovano, dopo una prima fase di guerre molto violente, una quadra pacifica con i loro sudditi indiani. Ma l'odio comunque rimase, perché alla fine la riscossa dei Marathi Hindu dal sud dell'India riuscì a cacciare e a distruggere l'Hindu nel 700. Poi arrivarono gli inglesi e conquistarono tutti, musulmani e indiani indifferentemente.
Quindi questo ho voluto integrare anche da un punto di vista artistico-culturale. Sì, corretto, Poi, corretto. sì, Manuel è stato un mio lapsus, Kerbala non Kufra, ho fatto un errore io, hai ragione. Poi, ok, vabbè, ci sono delle considerazioni sulla sede di Costantinopoli. Infatti Costantinopoli cade solo quando i veneziani prima e i turchi poi hanno una flotta per poterla assediare. Tutte le altre volte, nada, non cade mai. Come mai l'elemento persiano è rimasto più marcato e più evidente rispetto a quello siriano, egiziano e romano cartaginese? Vuoi provare tu? Abbiamo già un po' risposto. Possiamo dire fondamentalmente sia per il fatto che la maggior parte poi dei governatori e di chi gestisce la Persia sono dei persiani, quindi è una sorta di rimpasto di quanto c'era già, ecco, anche perché la Persia aveva una demografia molto diversa da quella del Nord Africa, per esempio. E poi anche cioè, gli elementi egiziani come gli elementi siriani e tutto quanto hanno comunque influenzato lo sviluppo dello Stato islamico, ecco, anche se è un Certo. termine brutto dire Stato islamico, anche perché, come dicevamo l'altra volta, appunto, ad un certo punto, gente che combatteva sul cammello in mezzo al deserto, da un anno all'altro mette in acqua una flotta che è la più grande flotta del Mediterraneo, quindi queste non sono cose arabe, ecco, noi che siamo moderni, siamo abituati a pensare appunto all'impero arabo come all'impero degli arabi, in realtà è più, come dire, un impero di genti e di popoli diversi che noi assimiliamo anche un po' con un po' di ignoranza agli arabi. Per esempio, quando noi parliamo dei saraceni o di tutte le popolazioni arabe del Nord Africa, in realtà quelle popolazioni erano berberi fondamentalmente, o comunque Certo. i discendenti delle popolazioni precedenti che si erano mischiate con i berberi che abitavano sulla costa, quindi siamo magari noi che usiamo i termini in modo un po' improprio. Certo. E qua ce n'era una. Ecco, Manuel parla dei Kalash che dice che ci sono ancora qualche gente pagana nell'Afghanistan che sono sopravvissuti ai musulmani. E sì, i Kalash, tra l'altro, potrebbero essere i discendenti degli Zabul. Quindi di quelle popolazioni che veneravano un culto solare nel Medioevo e che sono sopravvissuti fondamentalmente per caso, perché sono pochi, sono in valli che nessuno si fila e quindi non c'è stato interesse per sterminarli. Certo, e in quanto agli Yazidi sono sopravvissuti per il motivo che ho detto prima. In verità erano maggioranza, e piano piano cosa succede? Che in primo luogo non vengono perseguitati, come abbiamo detto, il culto zoroastriano non viene, i templi non vengono distrutti, ovviamente nelle città più importanti vengono chiusi. E vengono create moschee, ma molti templi zoroastriani erano nelle montagne, erano in luoghi inaccessibili Sì. e fondamentalmente finché erano lontani non creavano problemi ai musulmani, anzi, anche quei templi pagavano delle tasse per poter rimanere aperti, ai musulmani andava più che bene. D'altronde, una volta appurato che gli zoroastriani non avevano volontà revanscista, perlomeno gli zoroastriani dentro ormai il dominio del Certo. califfo, non c'era più bisogno di perseguitarli, altrove pagavano le tasse, facevano la loro vita ed erano, come ho detto prima, considerati popoli del libro. Quindi finché si pagava, si poteva continuare a venerare la propria religione. C'è poi anche da dire che i musulmani si sono dimostrati molto disponibili nella loro prima fase ad integrare gente nei popoli del libro, ecco. Mi viene in mente, Esatto. per esempio, quando loro arrivano in Siria, se non sbaglio, era ad Arran, che Arran chiude le porte agli invasori, e il governatore della città gli dice: "Guarda che noi qua veneriamo il dio Sole, veneriamo Helios, quindi per avere un accordo con noi, permettici di continuare a venerare Helios." E allora loro gli dicono: "Ma sì, anche voi siete del popolo del libro, aprite le porte, siamo tutti amici, ci vogliamo bene." E poi così succede. Assolutamente. Ok, c'è un'ultima domanda sui curammiti. Vediamo, nel senso, Faremo una diretta sui potremmo mettere. curammiti.
allora, possiamo metterla, forse, sì. Sì, forse è un tema un po' troppo piccolo per una sola diretta, sì. Però potremmo affrontare, magari potrebbe essere una diretta più generica su le minoranze religiose o comunque gli strascichi religiosi dovuti alle grandi conversioni, un po' come abbiamo parlato del paganesimo nel mondo romano, sì, anche dopo l'avvento del cristianesimo. Qualcosa del genere potrebbe essere proposta. Okay. Ce n'è una di Simone che mi ero perso, se Boran fosse riuscita a tenere a bada le spinte indipendentistiche, la Persia sarebbe potuta sopravvivere all'invasione araba. Beh, sì, nel senso, nulla è scritto, ecco, quindi voglio dire, bastava vincere qualche battaglia per cambiare la situazione. Certo che non è che partivano particolarmente bene, ecco, i persiani per come erano messi. Diciamo che se qualche generale non avesse accettato un duello di troppo, forse. Esatto, magari in quel senso. Ecco, tra l'altro Boran è stata una delle due, perché la sorella ha regnato veramente pochissimo, sole donne che hanno regnato nella Persia zoroastriana, quindi lei è proprio è una meteora nel mondo persiano, come anche erano le donne imperatore nel mondo romano, quindi sarebbe stato ancora più divertente se avesse vinto lei in battaglia e quindi avesse ricreato la Persia sotto il suo dominio, chissà con quali implicazioni sociali e religiose saremmo andati a finire. Anche perché diciamo che probabilmente una sconfitta contro i persiani, esattamente come una sconfitta netta contro i romani, avrebbe portato alla fine dell'espansione musulmana, perché sì, l'espansione si sviluppa proprio perché non hanno un avversario che li può attaccare dall'altro lato. Il fatto che collassano entrambe le frontiere apre una diga, ma se ad esempio i romani avessero vinto sullo Yarmouk non ci sarebbe stata un'Al-Qadisiyah, e viceversa, se avessero vinto Al-Qadisiyah probabilmente gli arabi si sarebbero fermati e non avrebbero invaso l'Egitto per paura di vedersi attaccati sul fianco. Ancora di più, una sconfitta o dai persiani o dai romani avrebbe indebolito quest'ora di invincibilità e magari portato gli imperi a organizzarsi ancora di più per ricacciarli indietro, e lì le cose potevano cambiare, perché a questo punto forse l'Islam sarebbe sviluppato solo in Arabia e non avrebbe più avuto quello zelo militante e quella capacità espansiva. Forse sarebbe arrivata nel Corno d'Africa, forse sarebbe arrivata con i mercanti pacificamente in India, sì, ma con piccole colonie, ma non di sicuro quello che ha cambiato il mondo, che è stato la creazione di una mezzaluna gigantesca di popoli musulmani che andava dall'Atlantico, che venne raggiunto, ricordiamolo, più o meno 50 anni dopo rispetto alle vicende che abbiamo visto oggi, da un lato, e arrivano fino all'India dall'altro lato, entro il 700 dopo Cristo, quindi in 70 anni. In 70 anni fanno questa, sì, cavalcata. Bene, se non ci sono ulteriori domande, noi andiamo in chiusura. Se volete sfruttare questi 30 secondi per farci qualche domanda a spot finale, se no vi salutiamo tutti. No, esatto, alla prossima diretta ci teniamo tutte le domande. Ok, benissimo. Ok, pare di no. Ringraziamo tutti voi per essere rimasti con noi in questa diretta fino alle 11:10, contando che domani si lavora tutti quanti. È stato un piacere anche per noi trattare questo tema. Come sempre faremo un nuovo sondaggio in 1-2 settimane per fare, sì, un'altra diretta a settembre. Detto questo, buona serata a tutti e a presto. Arrivederci. Ciao.